Amore? Sì! Senti, scusa, ti volevo dire una cosa, cioè, innanzitutto almeno il cappello te lo potevi togliere per la prima notte di nozze, non lo so. Tua madre mi ha detto che, cioè, ci tieni alla divisa, però non fino a questo punto. E poi non lo so, che stai facendo da 2 ore fuori? Io ti sto aspettando qua, sono tutta pronta, lo vedi? Per la nostra prima notte di nozze, perché non entri, che fuori fa pure freddo? Perché non posso, guarda. Perché non puoi? Scusa, non ho capito. Che stai facendo fuori? Mio padre mi ha sempre detto che questa sarebbe stata la notte più bella della mia vita. E io non me la volevo perdere, scusa. Ci vediamo dopo. Andate camminando, mo sono passato a prendere il bambino da scuola. A scuola, come va? Oh, alla grande, no? È diventato grande il ragazzo. Che cosa hai studiato oggi? Fai sentire a zio Uccio. Inglese, francese e algebra. Inglese, francese e algebra. Addirittura. Inglese, francese e algebra. Prova a dire a zio Uccio buongiorno in algebra. Di. Di, no, è forte ragazzo. Di com'è, giovane? Maria. Sì, zia, mo vengo, zia. Lì, che c'è? Hai messo la teglia al forno? La teglia al forno? Siamo arrivati per piacere, non mi parlare di teglia al forno, che tengo un diavolo per capelli. Che c'è successo? Un diavolo, come che è successo? Come che cosa è successo? Ti ricordi la mattina che mi sono alzata bel camerino, tutta allegra, ti ricordi? Poi è venuto il postino e mi ha portato questa lettera di mio marito. Vuoi sentire che cosa ha scritto? Carissima, capirai ora che hai 54 anni che io ho alcune necessità che già tu non puoi più soddisfare. Oh, frusco. Sono felice con te e sinceramente spero che tu non ti senta ferita e offesa a sapere che quando riceverai questo fax io sarò al Big Dick Hotel La Mam con la mia segretaria che ha 18 anni. Tornerò a casa prima della mezzanotte. Hai capito che lettera? Hai capito? Lui mo, un vecchio rimbambito che poi di tu hai 54 anni. Cioè ieri quando ne tiene ha 54 anni come a me. Se n'è andata, ha avuto il barbaro coraggio di andarsene in un hotel con una ragazzina di 18 anni a fare delle cose che io non sono in grado di fare. Ma io, zia Vittoria, mi ci sono acchiato la pezza. Bam 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 bam! Tutto! Ci ho scritto la lettera anch'io, zia Vittoria! Questa me l'ho scritta, devo andare a quella parte e ce la devo mandare io col fax. Che quando questa la... Lecchi gli occhi così... Genafè, i capelli così, Genafè, e di destino in drama ci devo rizzuare così, che non sarà con di più, fai non bene, si deve più accogliere. Faccio bene? Tu sei contento? Mi dai il tuo benestare? Ma allora mi muovo da quella parte. Zia Vittoria, che tengo una nervatura, che da sotto al piede mi sarà la gamba, dove? Momento! Traders for sale are rent, rooms to let 50 cents. No phone, no food. Professore, è arrivato un fax per lei. Per me? Posso l'università? Un minuto di tranquillità. Mo. Senti. Amore, fai una cosa, ci vediamo al bar. Ti raggiungo subito. È successo qualcosa? Vai, tranquillo, ma un minuto basta, non è che... Grazie. Prego. Caro marito, grazie per l'avviso. Approfitto dell'occasione per ricordarti che anche tu hai 54 anni. Ha ha ha!
contempo ti informo che quando riceverai questo messaggio io sarò alloggiata all'hotel Happy Dust. In compagnia del mio istruttore di tennis, anche lui di 18 anni. Siccome sei un bravissimo in matematica, potrai comprendere facilmente che in queste circostanze il 18 entra più volte nel 54 che non il 54 nel 18. Pertanto, non mi aspettare, arriverò domani mattina. Un bacio, tua moglie. Cioè, ti fa paura sti posti? Che mi metto a campagna, non sta nessuno. Ma è sicuro che è qua? 29 bis, 30 bis e questo è il 31 bis. È tutto bis, è il numero originale, dove sto? È forse dall'altra parte. 31 bis? Yeah. Signora? Yeah. Carabinieri? No, signor, siamo i carabinieri. Ah, siete arrivati finalmente. La mazza addirittura, signora. Madonna, sa, brigadiere, finalmente che siete arrivati. Ma... 2 ore che ho telefonato. Ho capito, siamo arrivati. Qual è il problema? Scusa, non mi fate uscire dalla retina che ho paura. Vabbè, allora, qual è il problema? Qua si è avvicinata una macchina, oggi pomeriggio alle 5. Beh? È passata almeno 3 ore, sta ancora là. Io ho paura. Qual è la qua macchina, signora? Quella là di fronte, grigio metallizzato, quella station wagon, grigio metallizzato. Io ho paura, questa è proprietà privata innanzitutto. Aspetta, siamo arrivati noi dell'arma, chiedo scusa, non è che stiamo giocando. No, qua. E mi raccomando, perché no, e con la mazza vado in giro in casa. E ma scusate, chi sono queste persone che si sono permesse di entrare dentro alla proprietà privata? Sì. Io signora, ho paura. Si accalma. Oh. Ha chiamato l'arma, sì, siamo arrivati. Là. E allora qual è il problema? Quale? Con la macchina grigia? Sì, quelli. Lei va da qui, cioè stiamo tutti tranquilli. Vabbè, ma sto dentro. Sto qua io a vedere, no? Non è. È fuori controllo. Ma andiamo a vedere, andiamo con lui. Sia tranquillo, signore. Sì. Come me, giovane, che stai a fare? Questa è una proprietà privata. Proprietà privata? Eh? Che devo stare a fare? Che ne so, che stavi a fare? Stavo a fare l'amore. Scusa, lo dice pure, lo dice. E allora, giovane, mo ti do la notizia, primi documenti, e poi per aver fatto l'amore qua sono 100 euro di multa. Qua? 100 euro di multa. Madonna. 100 euro di proprietà multa. Privata è così. Scusate, ma non vi sembra un po' eccessivo 100 euro di multa? Ah, siete in due, siete. La multa 200 euro allora. Scusa. Vabbè, okay. Per me se ti stavi zitto. Scusa, bella, beh. Saranno fiori. Se sono fiori, fioriranno. E se sono cacchi? Ci manica meglio, quando so cacchi. Ehi, furia, bella furia. Furia. Stai buona, furia. Scusi, padrone! Sì. Dove si
si mette la museruola? Come dove si mette la museruola? Ma tutto ti devo dire, lo dice la parola stessa. La devi mettere al muso. Al muso. E la cazzuola?